Leonardo. Grazie, signori. Delicatamente, per cortesia. Dovresti essere fuori. Ci servono conchiglie. Quelle piccole ammoniti che piacciono ai turisti. E rimedia un po' di legna. Prima che mi ammali. Stai facendo? Thank you.
Sì. No, la prego, non si curi di me. Sono più che felice di osservarla all'opera. Il negozio è chiuso, signore. È magnifico, vero? Corno ammonis? Ammonite. È anche rotta. Comunque è un bel esemplare. Ha bisogno di qualcosa? Chiedo scusa, mi permetta di presentarmi, signorina Harding. Roderick Murchison. Devo ammettere che mi sento un po' in soggezione. La sua reputazione è una cosa di cui ho spesso sentito discutere alla Società Geografica di Londra. Composta da soli uomini. In effetti, sì, è così. Ma le sue intuizioni, le sue abilità sono leggendarie. E in occasione del mio itinerario archeologico del continente, come potevo lasciarmi sfuggire l'opportunità di incontrarla? E ora, eccola qui, mentre lavora. Avevo inteso che i gentiluomini di Londra non fossero più interessati ai miei reperti di creature marine. La tendenza è cambiata. O mi sbaglio? No, affatto. Ma io non sono uno che segue le mode. E come avrei potuto non voler conoscere la divinità che presiede l'Aim? La prassi vorrebbe che un gentiluomo mi scrivesse per fissare un appuntamento. E non che venisse qui senza sì, preavviso. Sono stato imperdonabile. Può non giocare largi. Chiedo, Venia, le presento mia moglie, la signora Charlotte Murchison. Signore, come vede, non estraggo più pezzi di grandi dimensioni. Quel singolare reperto l'ho visto al British Museum. Un ittiosauro completo, dico bene. È uno dei suoi. Affascinante. Ascolti, mi piacerebbe molto acquistare questa ammonite da lei, ma devo essere sincero, mi renderebbe infinitamente grato avere l'opportunità di trascorrere del tempo a lavorare con lei, sulla spiaggia, a vedere ciò che lei vede. Non conduco più percorsi guidati. Io non sono un turista, signorina Hanning, io sono uno scienziato come lei, un uomo del nuovo mondo, e sono qui per imparare tutto il possibile. E ovviamente sarò molto lieto di ricompensarla per il suo tempo. Ed è ovvio che, in quanto si tratta di un disturbo per lei, potrei pagarle un sovrapprezzo per un incontro privato. Oltre ad acquistare questa bellissima ammonite, sia chiaro. È un lavoro difficile. Certo. Potremmo anche non trovare nulla. Naturalmente. Va bene. Splendido. Lei non sa cosa significhi per me. Tutti i miei amici moriranno di invidia. Sala più silenziosa? Sì, signore, ma non. La musica è un po' assordante in questa situazione. Non potremmo. Non fare storia. Di cosa è fatto il brodo? Di lepre. Prendo le ostriche. Sono lardellate? Come usa ora. Ah, perfetto. E il manzo al sangue. Bene, signore. Sedano brasato, patate lesse, un po' di panna per le patate. Porterebbe la carta dei vini. Anzi no, mi porti una bottiglia di claret. Ce l'abbiamo del 26 o del 35? Del 35. E mia moglie prende del pesce bianco scondito, al forno senza salse.
Non è il momento per fare un altro bambino. Signorina Anning? Signorina Anning? Scusi, sono in ritardo? La donna anziana nel negozio? Mia madre. Certo, le chiedo scusa. Sua madre ha detto che l'avrei trovata qui. Stamattina c'era luce e bassa marea. Non potevo aspettare. Sì, naturale. Ma non volevo perdermi nulla. Beh, adesso è qui. Già. Niente. Inutile. Calcare. Cristallo di calcite. E questa? Guardi qui. C'è una piccola ammonite all'interno, ma questa cavità mi fa capire che si frantumerebbe. Potrebbe tirarla fuori, ma anche pro. Questa è bella. Coprolite. Molto bella. Non conosco questa tipologia. Si possono vedere delle minuscole lische di pesce. Queste macchioline nere sono delle squame. Questa va pulita per bene. Grazie. Ma che cos'è? Feci fossili. Prego? Sì, signor Murchison. Cacca. L'alta marea arriverà a breve. È meglio tornare. Charlotte, guarda cosa ho trovato sulla costa. Charlotte. Ma che fai? Ti faccio uscire da questa fetida stanza. Ma io non voglio. Ho paura che non sia più una tua scelta. Non possiamo andare avanti così. Sei come un'ombra. Non va per niente bene. Non posso aspettarmi che ti rimetta in salute tanto da potermi accompagnare all'estero. A quanto pare, la tua convalescenza richiede più tempo. Roddy. Lyme sembra essere il posto perfetto per te. Questa spedizione sarà estenuante. Ti sono stati prescritti riposo, bagni nel mare. L'acqua non mi piace. Qualche stimolo. Rivoglio la mia brillante, felice, intelligente moglie. Non voglio rimanere sola. Le serve altro? Mia moglie, Charlotte, non sta affatto bene ultimamente. Soffre di
diciamo, lieve malinconia, penso. Il medico le ha prescritto riposo e aria di mare, ma lei non migliora. Ho predisposto tutto per farla rimanere qui a Lyme, ma anche se mi rinfranca a sapere che riceverà le cure migliori, resterebbe da sola. Pensavo, speravo in realtà, nella meravigliosa opportunità che rappresenterebbe per Charlotte poter uscire con lei. Uscire? Sì. Passeggiare sulla costa con lei, imparare da lei. Non sto cercando un apprendista. No, certo che no. E non posso trascorrere le giornate a badare a un'inferma. No. E poi non sarebbe tenuta a farlo. Mi ha dato prova di una tale cortesia ieri nel condividere le sue conoscenze e speravo che potesse riservare a mia moglie la stessa generosità. Aiutarla a farle nascere un interesse, per così dire. Si tratterebbe di sole 4 settimane, o forse 5. Comunque non più di 6. Mi scusi, signora Murchison, ma il signor Murchison vuole che la aiuti a vestirsi per la giornata che passerà fuori. Non voglio uscire. Sono spiacente, signora, ma il signor Murchison ha insistito molto per farla alzare dal letto e vestire subito. La prego di non lanciarmi nient'altro, signora.
Che cos'è? Qualcosa. O niente. Non dovrebbe estrarlo? Non è il suo lavoro. Sapevo che questo doveva farmi vedere. Chiariamoci. Io non la volevo qui. Suo marito mi ha pagato per portarla con me. Non mi importa se lei vuole o no. Ma in nessun caso le è permesso di dirmi come dovrei fare il mio lavoro. Sono qui per avere aiuto per la mia malattia. Per fare bagni e camminare, non per fare lavori di fatica. Bagni? In questo caso le consiglio di andare a riprendersi facendo un bel bagno. Mio marito... Suo marito l'ha lasciata qui. Proprio un cazzo di niente che non vuoi. Lei è nuovo? Sì. Straniero? Sì. Sembra avere la febbre alta. Ha preso un colpo di freddo ieri? Bagnandosi sotto la pioggia, magari? Non lo so. Si sarà fatta un bagno? Qualcuno lo usa come terapia. Avrà bisogno di cure, giorno e notte. Io non sono un'infermiera. Conosco a malapena questa donna. Sì. Signorina,
Rientra tra le competenze di una donna accudire un'altra donna. Lei non trova? Si assicuri che stia al caldo, ma non troppo. Degli impacchi d'acqua fredda dovrebbero alleviare la febbre. Scriverò al marito e farò portare qui le sue cose. E per favore mi chiami se le sue condizioni cambiano. Le auguro un buon pomeriggio. Per quanto tempo ha intenzione di restare qui? Dovrebbe tornare a casa. Nella sua Londra. Non è una nostra responsabilità. Potrebbe morire, mamma. E noi come sopravviviamo mentre tu giochi a fare la domestica? Ci arrangeremo. Se dovrà essere ospitata in casa mia, con costante assistenza, cacciando te fuori dal tuo letto, suo marito dovrà pagare molto di più. Faceva freddo. Freddo. Mi serve un barattolo di unguento, per favore. Unguento? Di nuovo per tua madre. Povera Molly, sta peggio. Vuoi entrare? Dammi solo l'unguento. Ti trovo bene. Ti donano i capelli più lunghi.
da un po' che non ti vedo in chiesa. Ho avuto da lavorare. Lavorare di domenica? Potrà Dio perdonarti. Sai che puoi chiedermi aiuto. Non credo sarebbe una buona idea. Sono venuta per l'unguento, non per un sermone. Ho capito. Tieni le tue monete, sono duramente guadagnate. Mary. Sicura di non voler entrare? Rapida come un fulmine. Please, change. Mi scusi. Tutto a posto. Signorina Anning, devo farle i miei complimenti. Non mi aspettavo di trovare la signora Murchison con un aspetto così radioso. Ha fatto davvero uno splendido lavoro. Ottimo. Eccellente. Continui a darle del brodo e a usare l'unguento. E la faccia passeggiare lungo il mare. Ma mi raccomando, senza fare sforzi, signora Murchison. Bene. Bene. Tornerò a controllarla. Grazie, signorina Anning.
Già in piedi? Stavo pensando che magari potremmo andare in spiaggia stamattina a prendere un po' d'aria. Se ritieni che ne abbia le forze. Tu ritieni di averne? Io sì, credo. Bene. Posso aiutare? Potresti pulire queste. Magari puoi prendere del carbone.
Sembra difficile. È noioso. Roba da poco per i turisti. Posso provare? Usa questo per incollarle. Così. Hai l'aria stanca. Io ho sempre l'aria stanca. Ti prendi cura di me come se fossi tua figlia. Tu hai figli? Quante domande fai. Forse ti preferivo quando eri priva di sensi. No. Non ho figli. Mi spiace. Per cosa? Mia madre ne ha avuti 10. Io ne ho visti morire 6. E 2 sono morti prima di me. Le sono morti 8 figli. Ognuno si è portato via una parte di lei. Io ho il mio lavoro. Non ho bisogno di figli. Più dormire su quella sedia. Devi riposare. Ho approfittato del tuo letto anche troppo. Vuoi che ti riporti in albergo? No. A meno che non lo voglia tu. No. Dovremmo condividere il letto.
Che stai facendo? Volevo rendermi utile. Sono miei. Questi sono i miei bambini. Qualche problema? Il dottor Liberson è venuto a visitarti. Oh, no. La mia è una visita di cortesia. Il mio intento era consegnare questo a lei, signorina Anning. Si tratta di un invito a una serata musicale. Ho pensato che dopo tutto l'impegno profuso per la signora Murchison avrebbe gradito un piccolo pensiero. E per la signora Murchison? Prego, io non credo di comprendere. La signora Murchison ama la musica molto più di me. Il suo invito dov'è? La mia accompagnatrice sarebbe di diritto la signora Murchison, mi sembra ovvio. Certo, ho solo pensato che date le condizioni della signora Murchison, per lei potrebbe rappresentare uno sforzo un po' troppo intenso. Sciocchezze. Come suo medico lo sconsiglierei vivamente. Io come sua amica dissento. Dottore, sarò lieta di partecipare allo spettacolo. Ma insieme alla signora Murchison. E così sia. Eccellente. Vi rivedrò entrambe questa sera, dunque. Signorina Anning, sono desolato, la sto trascurando. Mi permetta di presentarle alcuni ospiti. Io avrei bisogno di... Dov'è? Ecco. Oh, ma certo, lo trova proprio sul retro. Dopo di lei. Thank you.
signori, nuovi amici, siete pregati di accomodarvi in quanto ci apprestiamo a iniziare. Si sieda qui. La prego, insisto. Grazie. Che bella serata. Fortemente emozionata. Grazie per l'ospitalità. È un piacere averla accanto. Lasciata lì. Che stai scrivendo? Posso vedere? Ti prego, non fare la sciocca. Fammi vedere. Per favore. Sogni, una forma io vedo, che pensa a me e che mi ama anche. Comincio e quando tale visione vola via, scoppio in pianto e sono tutta sola. Eri tu la persona più affascinante stasera. E per me anche la più bella.
Guarda cosa si è staccata. È quella pietra. È troppo grande. Sarà impossibile muoverla. Cos'è? Guarda qui. Questa è una piccola fila di vertebre e su questi lati più appiattiti dovrebbero esserci le costole. Ma questi hanno una forma peculiare che mi suggerisce una prossimità con il cranio. È una buona notizia? Sarebbe veramente ottima, sì. Quello fu speciale. Avevo soltanto 11 anni. Ci vollero giorni per estrarlo, pulirlo. Mi piacerebbe vederlo. Si trova al British Museum, con un nome inventato di sana pianta, ittiosauro. Non potevamo tenerlo. Valeva un anno di cibo, affitto e vestiti. Che razza di disegno mediocre. La mano di una bambina. A me piace. Sono felice che la mia pietra sia utile. Hai trovato la testa. È bellissima. Domani possiamo andare a cercare il resto. Può darsi.
Dovrei dare una mano. Va a dormire. Non puoi farlo domattina. Mio padre si rivolterebbe nella tomba se andassi a letto senza aver lavato i suoi utensili. Buonanotte.
Dimmela ancora. Ti prego. C'era una volta una signorina che si diceva un po' birichina. Ad un uomo ben dotato, pose il suo di dietro assetato e disse: oh, la cosa si fa carina. Era una specie di lucertola marina con le pinne. Lunga forse 1,80 m. Bontà divina. È uno dei ritrovamenti migliori che abbia fatto da tempo. Devo rifletterci un po'. 22 sterline? E che prezzo suggerirebbe lei, signore? Non sono in vena di contrattare. È uno splendido reperto, vero? A mio modesto parere, lo sforzo fisico a cui la signorina Anning si è sottoposta per procurarselo ne farebbe apparire il costo decisamente ragionevole. Dobbiamo anche considerare le ore di lavoro certosino perché fosse rivelato in tutta la sua bellezza. Charlotte. In aggiunta a tutto questo durissimo impegno, non dimentichiamoci le conoscenze, nonché le competenze accumulate in anni di lavoro. In assenza di ciò, a un occhio inesperto o deformato, questi apparirebbero solo come un ammasso di ciottoli o sassi senza valore. La comunità scientifica reputa estremamente importante il suo lavoro. La signorina Anning ci fornisce informazioni sul passato e sul presente. Alla luce di questo, come pensa di poter trattare sul prezzo? Ah, capisco. Si sieda, signora Anning. Ci sono i funghi per cena. Che lusso. Sieda, ce ne sono a volontà. Il negozio è ancora aperto. Chiudi, allora. Ah, quasi dimenticavo. È arrivata della posta per lei, signora Murchison.
pazienza di rivedere mia moglie. Grazie.
Fa caldo. Di solito di questi tempi nevica, ora è bel tempo. Ho dovuto pulire i piccoli da sola. Io credo che andrò a letto. Che stai facendo? Metto il prezzo su questo. Thank you.
Siamo chiusi. Sono io, Mary. Posso entrare? Mi dispiace tanto, Mary. Molly era una donna di grandissima perspicacia. La sua forza dopo la morte di tuo padre è stata ammirevole. Dimmi, da quando la signora Murchison è partita vi siete scambiate delle lettere? È intelligente. E spiritosa. Mi sono divertita in sua compagnia. Mi fa piacere che abbiate stretto amicizia. Lo so che ti ho ferito molto. Ne sono profondamente mortificata. Certa di essere alla tua altezza o all'altezza delle aspettative che avevi su di me. Un passo falso e ti avrei delusa per sempre. Non ero io il nemico, ma a volte mi sembrava di esserlo. Io ci ho provato. No. Non l'hai fatto, Mary. Non veramente. Sembrava che tu facessi di tutto per allontanarti. Io non potevo più insistere. E ho smesso. Pare che la tua signora Murchison abbia sbloccato in te qualcosa che io non sono riuscita a sbloccare.
L'ingresso è per i fornitori e sull'altro lato. Deve fare tutto il giro. Sono qui come ospite della signora Charlotte Murchison. Signorina Anning? Sì. Le domando scusa, signorina. Prego, mi segua pure. Aspetti qui, per favore. Grazie. Grazie, puoi andare. Oh, Mary, mia Mary. È incredibile averti qui. Com'è andato il viaggio? Potevi chiedermi di mandarti una carrozza. Lyme sembra davvero lontanissima. Oh, avevo programmato tutto. Avremmo preso il tè e poi ti avrei mostrato ogni cosa, ma non ce la faccio ad aspettare oltre, vieni. Chiudi gli occhi, altrimenti rovinerai la mia sorpresa. Non so se mi piacciono le sorprese. Adesso puoi aprirli. È tutta tua. Mia? Sì. Per questa notte? Beh, sì, però no. È anche per il tuo trasferimento, per vivere qui con me. Qui potresti mettere le statuette di tua madre. E qui... puoi scrivere il tuo diario? C'è una bella luce, vero? Ma io ho casa mia. E qui dentro? Sono per te. Li ho fatti confezionare apposta. Tocca questo qui. Ah, e un'ultima cosa. La mia stanza. Così tu ed io saremo vicine sempre. Hai pensato proprio a tutto. È quello che spero. Volevo non dovessi preoccuparti di nulla. Avanti, di qualcosa.
Scusa, ma ora Mary. Dovrei... Volevo vedere il mio reperto al British Museum, perciò è meglio se... Andremo a vederlo non appena ti sarai sistemata. Mi sento in posizione di svantaggio. Come, prego? Come fossi presa all'amo. Non credo di aver... Sono stata invitata per una visita. Ma ora mi sembra di essere stata raggirata. Mary. Perché non ne hai fatto accenno nella tua lettera? Perché volevo vedere che faccia avresti fatto. Hai dato per scontato che mi sarei inserita qui, come uno dei miei reperti nella vostra vetrina. No, ma certo che no. Metterai l'etichetta anche a me. No, non è questo che voglio. Non era certo la mia intenzione. Voglio che tutto questo sia diverso. Che sia diverso tra noi. Tuo marito ne sarà felicissimo. Chi se ne importa? Ah, non prenderti gioco di me. Roddy è contento della sua vita, ne è molto soddisfatto. E per merito tuo ora ha un interesse che lo tiene occupato per la maggior parte del tempo. Da come ne parli sembra come se io lo avessi programmato. Ma certo che no. Per favore, perché stai facendo così? Non voglio tornare alla vita che vivevo prima di conoscerti. È la mia di vita, Charlotte. Il mio lavoro. Non sopporto il pensiero di te che soffri su quelle spiagge in ogni stagione. E adesso sarai libera di condurre il tuo importante lavoro. Il tuo prezioso lavoro scientifico. Tu non puoi capirmi. No. Questa prospettiva mi fa sentire come un uccello raro in una gabbia dorata. Devo trovarmi un alloggio per stanotte. Vorrei che me l'avessi detto prima. Mi sarei risparmiata il viaggio. Mary! Mary!